Susanna Marotta, l'Automobile Club Genova, sempre in attività, sempre in movimento, in occasione del Salone Nautico, ripete un'esperienza già vissuta l'anno scorso, ospitando alcuni veicoli elettrici con l'obiettivo di promuovere l'elettrico. Sì, è una collaborazione che è nata l'anno scorso con Duferco e con Autobi. Avremmo voluto proseguire con Autobi, ma altri impegni li hanno distolti da questo importante appuntamento. Naturalmente confermano la loro partecipazione e adesione al progetto, perché ACI è vero che è l'ente che affianca gli automobilisti, ma con un occhio particolare e importante verso l'ambiente, per cui noi vorremmo sviluppare questo importante settore, perché elettrico significa, ripeto, tutela dell'ambiente. Per il secondo anno ospitate qui sotto la sede dell'Automobile Club, a due passi dal Salone Nautico, alcuni veicoli proprio per sensibilizzare un utilizzo dell'elettrico che insomma avrebbe indubbiamente enormi vantaggi per tutta la città, l'ambiente, la nostra regione. Certamente è proprio questo il motivo per cui noi abbiamo voluto avviare questa sinergia con Duferco, ACI Duferco, proprio per sensibilizzare tutti coloro che passano, tutti i visitatori del Nautico, a questa importante, io direi, virata di scelta. Una virata perché comunque è un cambiamento di mentalità. Noi dobbiamo passare dalla macchina tradizionale alla macchina elettrica. È difficile, ma dobbiamo promuovere, dobbiamo convincere e dobbiamo anche dimostrare che si può, e io arrivo a dire si deve anche. Come Duferco Energia siamo molto contenti ed anche orgogliosi di questa seconda occasione in collaborazione con ACI Automobile Club di Genova di proporre in occasione del Salone Nautico i nostri servizi Mobility 2 Energie per la mobilità elettrica. Servizi per la mobilità elettrica vuol dire per gli utenti attuali della mobilità elettrica la possibilità di ricaricare in tutta Italia da ricarica pubblica, e vuol dire anche far conoscere le nostre soluzioni per la ricarica privata. Una ricarica privata domestica per l'utente che vuole ricaricare non solo quando è in giro ma anche da casa, con soluzioni personalizzate dall'infrastruttura alla fornitura di energia elettrica per la ricarica da 100% da fonte rinnovabile, e vuol dire, dato che siamo in occasione anche del Salone Nautico, opportunità per le strutture ricettive, che siano alberghi, ristorazione o anche marine, che vogliono installare un punto di ricarica per veicoli elettrici ad utilizzo dei propri clienti, offrendo così un servizio in più. Passaggio all'elettrico auspicabile, perché significa insomma rispetto per l'ambiente, significa sicuramente un salto di qualità per la qualità della vita, no? Assolutamente sì, noi siamo in una strada molto, molto trafficata e appena scatta il semaforo sentiamo di colpo il rumore delle auto. Le auto elettriche non inquinano, sono silenziose e il beneficio dell'inquinamento acustico è immediato, dove c'è dove ci sono veicoli elettrici che circolano per le strade. Sicuramente l'aspetto ambientale, anche in continuità con chi magari ha una barca a vela interessata a quel tipo di turismo, poi scende a terra e potrebbe trovare soluzioni legate alla mobilità elettrica. Noi abbiamo inaugurato inizio luglio a Santa Margherita due colonnine di ricarica da quattro prese, quindi otto punti di ricarica, che fanno di Santa Margherita un comune d'eccellenza, perlomeno in Liguria. Questo è sicuramente un'opportunità, soddisfa il fabbisogno degli utenti della mobilità elettrica, ma è anche un volano per altre iniziative economiche. E finalmente, dopo tanti tentativi da parte dei proponenti, un servizio come quello di Share and Go, che è presente in più città d'Italia, ha avuto l'opportunità per il periodo estivo di portare alcune vetture in car sharing completamente elettrica ad utilizzo di turisti e residenti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino. Saremo presenti fino alla conclusione del salone, quindi tutti i giorni in orario di salone fino a domenica 25. Una novità di quest'anno è la possibilità dell'utente della mobilità elettrica che si reca in visita al Salone Nautico di poter sostare gratuitamente e ricaricare il proprio veicolo, sia su uno scooter come quello oggi in ricarica, ma anche un'auto, presso la colonnina che abbiamo installato in questo spazio ACI.